Sono Simonetta di camiciacravatta.com. Oggi parliamo di casual. Innanzitutto facciamo un po' di chiarezza. Esistono tre tipi di abbigliamento. Esiste l'abbigliamento formale o elegante, in cui rientra lo smoking, il tight o tutto quell'abbigliamento per le occasioni molto importanti e molto eleganti. L'abbigliamento semiformale, che è costituito dall'abito, e l'abbigliamento casual. L'abbigliamento casual, l'esempio più classico che posso farvi è quello di un blazer blu e di un paio di pantaloni grigi. Spesso però si considerano tutti questi tre gradi di abbigliamento, tutti questi tre tipi di abbigliamento come abbigliamento elegante o formale. In effetti non è così, e specialmente sul casual c'è molta confusione. Spesso per il casual si identifica una t-shirt, un paio di jeans, un paio di scarpe da ginnastica. Come avete visto dall'esempio precedente che vi ho fatto, quando ho parlato di abbigliamento casual, vi ho fatto l'esempio di un blazer blu e di un paio di pantaloni grigi. Vedete che non ho parlato né di scarpe da ginnastica, né di jeans, né di t-shirt. Perché? Spesso c'è questo errore, diciamo, nell'identificare una giacca blu, un blazer blu con un paio di pantaloni grigi come abbigliamento elegante e una t-shirt col jeans come abbigliamento casual, perché esistono vari tipi di casual e ogni tipo di casual è indicato per occasioni diverse. Io ne ho identificati 5. Questi 5 tipi rientrano il business casual. Il business casual cos'è? È lo scalino che è appena sotto dell'abbigliamento business, quindi al di sotto dell'abito. Business casual si può indossare nelle aziende dove non è richiesto come dress code un abbigliamento business rigoroso, e quindi si potrà anche identificare in uno spezzato. Poi abbiamo un altro tipo di casual che è un casual chic, insomma un abbigliamento comunque rilassato ma molto molto curato. Tra le altre cose, questo tipo di abbigliamento spesso è più costoso in termini di prezzo di un abbigliamento business. Esiste un altro tipo di casual, e questo possiamo considerare quell'abbigliamento che chiamiamo abbigliamento sportivo. Senza però fare nessun tipo di attività fisica. Un abbigliamento rilassato dove comunque c'è sempre una certa cura nel vestirsi, una certa attenzione nel vestirsi, e che dimostra anche l'impegno, l'interesse che hai in quello che stai facendo. Quindi vai a mangiare la pizza con la ragazza, oppure vai in casa d'amici a vedere la partita, benché tu sia rilassato, la cosa non sia impegnativa, eccetera, dimostri comunque una certa cura nell'abbigliarti e presentarti davanti ad altre persone. Le due successive categorie sono quelle che non sono assolutamente indicate per incontri importanti, per incontri business o comunque per quegli incontri dove è importante la tua immagine e devi mettere l'accento sulla tua credibilità e sulla tua importanza. Quindi avremo un casual adatto al weekend. E quel weekend che passerai in relax, giusto appunto, non so, per scendere a fare la spesa nel negozio sotto casa, oppure per portare fuori il cane, bisogna sempre tenere presente che comunque c'è un minimo di interazione con gli altri. E qui appunto potrebbe andare bene il jeans, la felpa e la t-shirt con le scarpe da ginnastica. Il successivo, l'ultima categoria del casual, sarà quello destinato per l'attività fisica, oppure da utilizzare quando stai a casa e sei sicuro che nessuno ti viene a trovare, quindi la tuta felpata e la scarpa da ginnastica. La potrai utilizzare eventualmente per innaffiare il giardino o per lavare la tua auto, ma niente di più. Quando siete in dubbio, piuttosto è meglio mettersi qualcosa in più che qualcosa in meno. Farete sempre tempo a dire che successivamente avete un altro tipo di impegno. Ho preparato delle tabelle, linee guida con i vari tipi
casual di cui abbiamo parlato oggi, con gli abbigliamenti consigliati per ogni categoria. Se fate un salto sul blog, li potete trovare. Ovviamente sono semplicemente delle linee guida, come sempre. Per adesso vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao da Simonetta.